Digitalizzazione delle aree interne, boschi, ricchezze enogastronomiche. Su questi temi si è tenuto a Vallo della Lucania, presso la sede della comunità montana Gelbison Cervati, l'incontro del comitato di coordinamento dell'Associazione per lo sviluppo delle valli del Cilento Interno, che racchiude ben 29 comuni tra Alburni e Cilento. Al centro dell'incontro la programmazione come unica possibilità per accedere ai fondi destinati allo sviluppo dell'area, quindi il sostegno per le strategie di sviluppo locale e in particolare la digitalizzazione delle aree interne, i boschi come risorsa, il paniere mediterraneo, ossia le ricchezze enogastronomiche. Ha partecipato l'ingegnere Michele Rienzo, direttore responsabile per il servizio tecnico della comunità montana Vallo di Diano, che ha messo a disposizione la competenza acquisita per l'iter di approvazione dei progetti. La collaborazione tra le due comunità montane è partita già da qualche mese, voluta dall'ente cilentano per meglio utilizzare i fondi che serviranno per lo sviluppo territoriale, collaborando con l'ufficio tecnico dell'ente guidato da Francesco Cavallone, già avanti nelle procedure per la fruizione e la gestione delle risorse destinate al patrimonio forestale. La comunità montana Gelbison, dicono dal Cilento, ha così un partner esperto e vicino per utilizzare al meglio le risorse finanziarie a disposizione per lo sviluppo delle aree boschive e forestali. Non solo, vale anche per iniziative turistiche e di sinergia tra le due aree sui finanziamenti presenti per le aree interne e il PNRR. Come sottolineato nell'incontro a Vallo della Lucania, l'Associazione per lo sviluppo delle valli del Cilento Interno sta puntando molto sulla digitalizzazione, è uno dei progetti più importanti e vede capofila il comune di Rocca d'Aspide. Potrebbero arrivare 1.600.000 euro per il finanziamento. Per quanto riguarda invece il paniere mediterraneo, sarà Vallo della Lucania a guidare i lavori.